Per chi cerca uno smartphone non molto costoso, ma che abbia un'ottima autonomia e tutto sommato anche delle buone prestazioni, ZTE ha realizzato il suo Blade A610 Plus, un device dotato di una batteria integrata da ben 5000 mAh, 4 GB di memoria RAM ed un veloce sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. L'effetto mattone con dimensioni abbastanza generose ed un peso di 189 grammi sono lo scotto da pagare per avere un device con una batteria così capiente. Nonostante ciò, questo A610 Plus si tiene in mano abbastanza facilmente grazie alla parte posteriore leggermente arrotondata. La scocca è realizzata in metallo tranne i due inserti in plastica per le antenne. La fotocamera posteriore sporge leggermente rispetto alla scocca, ha un sensore da 13 megapixel, doppio flash LED e messa a fuoco ad elevamento di fase che non ho trovato particolarmente rapida. La fotocamera anteriore invece da 8 megapixel a fuoco fisso. Tra le tante impostazioni abbiamo anche la possibilità di salvare il formato RAW e di scegliere tra diverse scene preimpostate. Sia per le foto che per i video possiamo attivare uno stabilizzatore digitale. Le foto sono generalmente di qualità sufficiente, non molto definite e anche abbastanza rumorose. Sulla parte posteriore è presente anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato in un tasto hardware che possiamo anche personalizzare per assegnare diverse funzioni alla pressione, al doppio clic e alla pressione prolungata. Oltre allo sblocco del device possiamo anche effettuare uno swipe verso l'alto oppure verso il basso per far scorrere il pannello delle notifiche o per accedere al multitasking. Facendo uno swipe verso destra o verso sinistra è possibile sfogliare le immagini in galleria. Il LED di notifica è integrato nel tasto Home, i tasti funzione invece hanno una retroilluminazione che possiamo far attivare anche toccando il display, un feed a vibrazione un po' rumoroso e anche la possibilità di essere invertiti. L'autonomia, come detto in apertura, è il vero punto di forza di questo Blade A610 Plus. La batteria da 5000 mAh con ricarica rapida mi ha permesso infatti mediamente di coprire oltre un giorno di utilizzo intenso con circa 8 ore di display attivo. Se vi occorre ancora più autonomia in caso di necessità, ci sono un paio di modalità di risparmio energetico più o meno aggressive e la possibilità di gestire il comportamento per ogni singola applicazione. Il display è un IPS da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Questo pannello offre una buona visibilità all'aperto, penalizzata un po' dal trattamento oleofobico del vetro non particolarmente efficiente ed un angolo di visione abbastanza ampio anche se i neri tendono al grigio già ad inclinazioni non molto accentuate. Tramite le impostazioni possiamo comunque andare a regolare contrasto, temperatura, saturazione e luminosità. Il MediaTek MT6750T octa-core da 1.5 GHz è un processore un po' datato ma che riesce comunque a far avviare abbastanza rapidamente le applicazioni di uso comune, di avere una buona esperienza di navigazione web ma che mostra qualche evidente limite quando utilizziamo applicazioni più impegnative. Asphalt 8 e Real Racing 3 ci impiegano poco più di 20 secondi per essere avviate ed hanno un framerate non particolarmente elevato. A supporto di questa CPU abbiamo 4 GB di memoria RAM mentre a disposizione dell'utente ci sono poco più di 24 GB dei 32 GB integrati che possiamo comunque espandere tramite microSD. MicroSD che possiamo anche utilizzare come memoria predefinita di sistema. In questo caso comunque dovremo sacrificare il secondo slot per nanoSIM. Vodafone ti dà il benvenuto nel servizio clienti top. Vodafone ti dà il benvenuto nel servizio clienti top. Il Blade A610 Plus è un dual SIM, dual standby con supporto alle reti LTE che possiamo attivare alternativamente su ognuna delle due SIM. Tramite la capsula auricolare l'audio ha un buon volume ma risulta leggermente metallico. Lo speaker di sistema posto sulla parte inferiore accanto alla porta microSD con supporto OTG offre un volume decisamente basso. Nessun problema per quanto riguarda la ricezione del segnale di rete cellulare e del wifi monobanda. L'interfaccia utente è la Mi Favor 4.0 su base Android Marshmallow. Poche ma utili le possibilità di personalizzazione di questa UI che offre una piacevole esperienza d'uso e qualche ulteriore funzionalità. Tra queste una serie di movimenti e gesture a schermo spento per avviare determinate applicazioni. Oltre ad un'interfaccia priva dell'app drawer è possibile anche attivarne una facilitata più utile per un'utenza senior. ZTE ha anche preinstallato un'applicazione per il controllo dell'attività fisica e la tastiera touchpad.
Lo ZTE Blade A610 Plus viene venduto ad un prezzo di listino di 249 euro, ma il suo street price è di circa 30 euro in meno. Ovviamente si tratta di uno smartphone destinato in modo particolare a chi cerca un'elevata autonomia, consapevole comunque di dover sacrificare qualcosa in termini di prestazioni e anche di funzionalità. Tra i contro potrei metterci anche l'assenza dell'NFC, una qualità fotografica appena sufficiente ed uno speaker di sistema con un volume decisamente basso. Comunque, per avere anche qualche informazione in più su questo ZTE Blade A610 Plus, per vedere anche le foto e i video che ho scattato in questi giorni, vi invito come di consueto a leggere anche la recensione completa che trovate online sulle pagine di HD Blog. We'll be right back.